Sia Resistance che Killzone ho giocato, sì. Il Resistance avrei voglia di giocarli, eh. Anche quello per PSP, per PS Vita ho giocato, a dire il vero. Buono. Ha una testa un po' fallica, tipo... testa da cazzo. Però, insomma. Qua non c'è niente. Già al massimo. Allora, o si va qua dentro. Ciao Tommaso, non ti preoccupare. Qua è un vicolo cieco, eh. Medikit va bene. Cioè, tu Matteo hai 33 anni? Davvero? Pensavo di meno io, non so il perché. Cazzo. Ehi, 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 ehi. Paura. Ah! Pensavo di fare il cambio. Ma che cazzo? In meno tempo, onestamente. Eh no, eh no. Paura. L'abbiamo fatta, boh. Qua c'era un medikit. C'era un medikit, mi pare, da queste parti. Forse ricordo male, non so. Che cazzo, ne ho usati ben due. Eccolo qua il medikit. Bene. Adesso si può andare avanti. Singularity. Nel rifugio sotterraneo c'è un congegno chiamato CMT. Venne inventato dal dottor Barisov, uno degli scienziati che lavorava qui negli anni 50. No, due. Bene, andiamo avanti. Resistance 3 è retrocompatibile. La Play 4 non è retrocompatibile con i giochi per PS3. Cioè, nel senso, non fisicamente, ecco. Dopo qualche porting lo hanno fatto. Ma non è retrocompatibile. Comunque, i Resistance li rigiocherò. Perché mi piacerebbe giocarli con voi. Io ho a rotazione, io gioco i giochi. Rigioco i giochi, volevo dire. Per cui Resistance capiterà sicuramente. Come capiterà Dead Space per intero, eh. Questo qua deve aver fatto una fine atroce. Gli altri veloci e indolore, ma lui penso abbia patito le pene dell'inferno.
Adesso leggo la nota, sai? Sapete, non vi preoccupate. C'è stato un afflusso di personale, soldati e scienziati. Deve esserci qualcosa di grosso nell'aria. Anna, un'amica che lavora nell'amministrazione, dice che hanno dovuto fare gli straordinari per stare dietro alla missione e allo stoccaggio dei dati. Suppongo che sia una cosa positiva, no? In data 2 agosto 1953, Alena Kozlov, segretaria al laboratorio di ricerca. Sì, Matteo. Comunque Resistance Archer è solo su. PlayStation? No, forse ho perso un pezzo del passaggio, sai. Porta pazienza. Stando alle informazioni del MIR 12, in questo edificio c'è un ingresso nascosto che conduce al rifugio. Trovalo. Sempre scenari macabri in questo gioco, eh. Taniche criogeniche. Le taniche criogeniche bloccano chiunque si trovi nelle vicinanze. Colpisce i nemici bloccati per farli a pezzi prima che si riprendano. Si lanciano i barili esplosivi. Infami. Deve esserci un altro in giro, eh. O è esploso con questo barile qua. Oppure ci sta tendendo un agguato. Bastardo. Eh sì, Archer, è solo esclusiva PlayStation Resistance. E lo sai di chi è? Di Insomniac Games. Porca vacca, quanti sono? Aiuto! È di Insomniac, eh? Quello di Ratchet. Infamous di Sucker Punch, eh? Quelli che adesso stanno facendo Ghost of Tsushima. I ratti reagiscono alle iniezioni di E99. Muscoli, forza e ipertrofia sono fuori scala. Devo fare il rapporto al compagno delle risorse umane, poiché ciò comporta una possibile applicazione sull'uomo. 22 dicembre 1953, specialista ricercatore Marie Chekhov. Ok, proseguiamo? Sì. Che cos'è quello? E non ditemi che è Portal. Cioè no, è un portale, sì, ok. Registro di lavoro del dottor Viktor Barisov. I sospetti che l'E99 potesse alterare il tempo si sono rivelati fondati. Nell'ultimo esperimento, un seme di Gran Turco ha raggiunto la maturazione in soli 3 giorni. Le implicazioni sono incredibili. Il dottor Demichev
mi ha spinto a testare l'E99 sugli umani. Io ovviamente mi sono rifiutato. Mi aspettavi su Twitch, Chaika? Guarda, sono molto combattuto, sai. Il problema è che su Twitch non ci sarebbe stato nessuno. A parte te, probabilmente. È brutto dirlo, però... per quello che ho preferito qua per il momento. No, di qua no. E qua? Oh. Destiny 2 ce l'ho. Ma volevo finire l'1 prima. No, non sto scherzando. Cosa sono questi? Boh. Ma. Boh. Ah, Daniele, non lo sapevo. Perché non conosco i vostri nick di qua e di là, capito? Porta pazienza. Non è per cattiverie. Anche Archer, effettivamente. Quello sì, me lo ricordo. Però non è fattibile sempre. Scusate. Il tuo segnale è debole, quindi credo che tu abbia trovato il rifugio segreto. Contiene il congegno per cui Demichev ha ucciso il tuo amico, il CMT. Non tralascio nessuno io. È un successo! Sono riuscito a creare un congegno di manipolazione temporale più piccolo del prototipo originale. Meglio metterlo al sicuro. Il dottor Demichev non deve trovarlo. Viktor Barisov. No, Archer, non ti tralascio. I miei saluti, stimati colleghi e membri del Politburo. Io sono il dottor Viktor Barisov e sono a capo della ricerca su Katorga 12. Le analisi sull'E99 si stanno rivelando più proficue del previsto. La scoperta più recente è che l'elemento può essere usato per alterare età e stato degli oggetti. Questo è il test 143 del congegno di manipolazione temporale, comunemente chiamato CMT. Come vedete, il CMT è in grado di riportare gli oggetti allo stato originario o di invecchiarli rapidamente. Bisogna fare attenzione a non puntare il congegno contro un essere vivente. Gli effetti sono molto sgradevoli. Ho già iniziato a lavorare a una versione ridotta del congegno. Sfortunatamente il CMT funziona solo con oggetti che sono impregnati di E99. Sto facendo passi da gigante con la mia ricerca e continuerò a farli. Per la vittoria comunista. Congegno di manipolazione del tempo portatile, eh? E qua? Che sia un prototipo. Il prototipo è completato. È una bestia piuttosto rozza e ingombrante. Serve una soluzione più elegante, ma per il momento va bene così. Viktor Barisov. E anche in time shift. Il concetto di manipolazione del tempo è molto bello. Del congegno di manipolazione temporale. Ora, il congegno, o CMT come lo chiamo io, utilizza un altro... Un altro cosa?
Speriamo bene. Non è neanche doloroso, dai. Hai acquisito il concetto di manipolazione temporale, il CMT, ti permette di spostare gli oggetti avanti e indietro nel tempo, cambiando così il loro stato temporale. Premi Q per invecchiare o rigenerare gli oggetti intorno a te. Ok. E qua? Ah, ok. Che figata. L'impulso sostituisce il tuo attacco in mischia con una potente scarica di E99. Premi mouse 3 per usare l'impulso. Ok. Fidiamoci. E a cos'è servito? Ma soprattutto come si ricarica? Col tempo? Interessante questa cosa. Mangia, mangia. Fai bene, lo farei anch'io se potessi. Trova Barisov. Energia CMT. L'energia del CMT si rigenera lentamente. L'applicazione sulla maggior parte degli oggetti comporta la quantità di energia minima, mentre organismi come soldati o creature ne richiedono ingenti quantità. Ok. Scusate. Si ricarica col tempo e con genere del tempo. Sì, è un po' un paradosso. Ah, no. Meglio farla tornare normale, eh. Prima che finiamo di sotto. Ti rilevo sul GPS. Spero davvero che tu abbia con te il CMT. Devi usarlo per tornare indietro nel 1955 e impedire a Demichev di uccidere Barisov. È l'unico che sa come ripristinare la storia così come dovrebbe essere. Ok. Alcune piante hanno assorbito le proprietà dell'E99, che vengono influenzate anche dal congegno? Sì, ho appena provato. Che cazzo è stato? Grazie, grazie. Ah, ecco perché. A cosa è servito tirare giù le piante? Ah, stiamo tornando indietro. Già che ci eravamo buttati giù noi da qua. E questo? Oh. Una fiala di E99. Sì, ma... Ah, ecco perché.
No, no, no. Dovresti essere vicino a una fenditura, una lacerazione nel tempo. Si sono formate dopo l'esplosione della singolarità e l'isola ne è piena. Combinando le fenditure temporali e l'uso del CMT puoi viaggiare nel tempo. Le fenditure sono delle piccole aperture nel continuum spazio-temporale creando... No, create usando ingenti quantità di E99. Ma prima noi andiamo lì, vero? E dopo andiamo nella fenditura. Premi F per lanciare una cronosonda con il tuo CMT, rivelando le crono impronte che possono aiutarti a trovare la strada giusta. Il personale nulla autorizzato trovato in questa zona verrà sanzionato con rigore. Wow. Quanto figo è sta parte qua? Secondo me è tanto. C'è niente da prendere qua? Dai, andiamo su. Chi è che li ha uccisi questi? Oh mamma mia, li sto invecchiando fino a farli diventare cenere. No, sta roba non me la ricordavo. Che roba. Che figata. Che figata. Alien Isolation, devo ancora giocarlo. Piano, 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 piano. Mi faceva molto, molto paura Alien, per quello che non l'ho mai finito io. Wow. Il personale non autorizzato trovato in questa zona verrà sanzionato con rigore. Che cazzo? Sto mandando avanti nel tempo tutto qua. Oh porca vacca. Qua non c'è niente, abbiamo detto, vero, no? Di qua? Questo laboratorio è in isolamento. No, non lo permetterò. Non ricordo di aver chiesto il tuo permesso. Ho ucciso Demichev. Ho fatto bene. Boh. Il CMT? Come? Mi hai salvato la vita. Hai con te il CMT? E sei un americano? Qualcosa deve essere andato davvero storto. Seguimi. Voglio i miei appunti. Uomini di Demichev! Ubbidivo!
C'è l'energetica CMT, l'energia I-99 si rigenera naturalmente, ma puoi usare le celle energetiche CMT per farlo più rapidamente. Vengono impiegate automaticamente quando sei corto di energia I-99 e vuoi usare il tuo CMT. Ok. Ah, l'ha usata infatti. Ci sono due guardie, riesci a occupartene. Guardate. Mamma mia. Sapevo che Denichev si sarebbe infuriato quando ci rifiutammo di lavorare sulla singolarità, ma mai avrei pensato che sarebbe arrivato a questo. Prendo i miei appunti. Dannazione, non vuole aprirsi. Il CMT agisce sul processo di invecchiamento degli oggetti, rendendoli, in parole povere, più vecchi o più giovani. Anche una cassaforte si deteriora col tempo. Abbiamo poco tempo. Per favore, usa il CMT sulla cassaforte. Proviamo. Pam! Che figata. Oh, è mio questo. Ecco, prendi questo. È un prototipo di arma dell'E99. È ancora piuttosto instabile, ma sono certo che potrà tornarti molto utile. Tieni premuto mouse 2 per controllare il proiettile E99. Questo fucile spara proiettili carichi di E99 che alterano il tempo permettendo all'utilizzatore di controllare la traiettoria del colpo. Wow. Oh cazzo. È difficilissimo per controllarlo, Ce n'è uno qua in parte, fra l'altro. Per un pelo. Ciao Mirko. Ma quanti colpi ho ancora di questo fucile qua? Vabbè, noi li usiamo finché ci sono. Ecco, finiti. Il cecchino in Bulletstorm. Sì, sì, è vero, è vero. È vero. Ma sai che Bulletstorm credo sia venuto fuori dopo di questo, ma non sono sicuro. Ma che cazzo? Quanta vita? Bene.
Bellissimo Bulletstorm, bellissimo. Avrei voglia di giocare anche quello, eh. Eh già. Boom! Non so se l'ho preso questo qua dietro, infatti. Adesso sì. Mi spiace per te. Ok, tu apri che guardo intorno intanto, eh. Half-Life 2. Ah, sì. Sì, me l'avevi scritto in un commento, che mi sono dimenticato di risponderti. Scusa. Ti avrei risposto più tardi. Hai fatto benissimo. Capolavoro Half-Life. Pratica delle mie scoperte relative al controllo delle distorsioni temporali con l'E99. Il punto morto è un congegno che, se attivato, ferma il tempo entro un certo raggio. L'effetto ha una durata limitata e può essere disattivato utilizzando energia gravimetrica. Può essere riattivato semplicemente riutilizzandolo. Il campo di distorsione temporale può essere usato anche come scudo. Entro un anno, l'applicazione della mia ricerca ci fornirà armamenti superiori a qualsiasi tecnologia occidentale. Solo allora potremo avviarci alla vittoria comunista. Per l'Unione Sovietica! Daniele, cos'è che mi dicevi degli orologi nell'altra stanza? Ho fatto quello che pensavi facessi oppure ho sbagliato? Sorprendente, la scoperta dell'E99 ha rivelato più possibilità di quanto avessi immaginato. Siamo riusciti a concentrare il potenziale in uno strumento che il dottor Demichev chiama punto morto. È in grado di generare un campo che rallenta il tempo stesso. Semplicemente sorprendente. Sembra interessante. Cosa serve quella cosa lì? Boh. Non ho idea. Proseguiamo, dai. Sì, proseguiamo. Ancora un piccolo. Ah, ok, ok. L'ho tirata allora, l'ho tirata. Sì, non cambia niente, non... Boh.
Qui le nostre strade si dividono. Non preoccuparti per me. Mi metterò al sicuro in quella torre. E stanne certo, ci incontreremo ancora. Attiva quella fenditura con il CMT. Ti riporterà indietro nel tuo tempo. Sì. Ciao Barisov. Buona fortuna a entrambi. Speriamo bene. Capitano Renko, stento quasi a crederci. Ho aspettato 50 anni per rivederti. Ma per te si è trattato di pochi secondi, vero? Ricordi la torre in cui volevo rifugiarmi? Sono tornato là. Mi è sembrato il posto migliore. Vieni in fretta, abbiamo molto di cui parlare. E tieni gli occhi aperti. Ho mandato un amico a prenderti. Sembrava più una minaccia, onestamente. Comunque va bene. Questo è il primo test registrato di un umano che si sposta in una fenditura temporale. Registrerò le mie osservazioni nel corso del test. Ritengo che uscirò dalla fenditura 6, che sembra connessa a questa, ed è comparsa vicino al molo. Sto entrando in questo momento. Sensazione di solletico, nonostante la tuta. Per adesso non vedo niente che sia al di fuori dall'ordinario. Come vedete, non c'è proprio nulla. Spegnere tutto! Non c'è proprio nulla. Sì, sì, fai Archer. No, non mi offendo mica, scherzo, mi fa piacere. Fai. Non c'è proprio nulla da temere. Avete visto? Cianografie e formule permettono a Barisov di creare nuovi potenziamenti per te. Dopo aver trovato una cianografia o una formula, il relativo progetto compare automaticamente nel potenziatore. Hai scoperto salute. Aumenta la tua salute massima. Usa la tecnologia E99 per migliorare i potenziatori. Ok. E dov'è il potenziatore, questo? Ah, potenziatore. Il dottor Barisov può usare la tecnologia E99 da te recuperata per creare potenziamenti per il CMT. Usa queste stazioni per potenziare il tuo CMT. Sì. Devi equipaggiarlo per ottenere i suoi benefici. All'inizio disponi di un solo slot. Ok. Tiratore scelto. Aumenta la precisione di tutte le armi. Potenziare con i poteri CMT. Va bene. Aumenta danni e potenza dell'impulso. Bonus eroe. Usa la tecnologia per creare un bonus eroe. I bonus vengono applicati subito dopo la loro creazione. Ah. Bene. Perfetto, direi. Tanta roba. Il mio ID, Leferri. Tecnico senior Dmitriev, il mio becco Bunsen ha qualcosa che non va. Non funziona, anche con la valvola completamente aperta. Potresti dargli un'occhiata, Ivan?